Serate Borghigiane, edizione 2011, 8 luglio, momento clou, le bancherelle sono piene, tutti stanno mangiando, tra pochi minuti ci sarà l'attesissimo concerto dei Rio. Andiamo in mezzo alla folla. Ciao, ti chiami? Valentina. Tu? Stefania. Da dove venite? Castel Guelfo. Borgo. Ah beh, tu hai fatto poca strada, pensavo che venissero da molto lontano, comunque siete contente? L'attesa è ancora breve, stanno appena finito di mangiare, stanno per arrivare, siamo qui in prima fila. Eh beh, cosa adesso, non andiamo nei dettagli, eh. Comunque tra pochi minuti saranno qui, continuiamo a curiosare fra la folla. Maria. Da dove vieni? Da Bologna. Ah, da Bologna, apposta per i Rio. Certo. Quindi è una grande fan. Sì. Segui? Anni. Quindi hai visto anche altri concerti? Sì, tanti. Quindi ragazzi, un'affezionata del primo momento e siamo proprio in prima fila sotto al palco. Continuiamo il nostro giro. Entrambi con la maglietta e famiglia al seguito, quindi siete i fan della prima ora a Canì. Sì, noi siamo fan, ci seguiamo ovunque. Da dove vieni? Io da Imola. Beh, è importante una tappa qui, insomma, vicino a Imola, l'avete sfruttata subito. L'abbiamo sfruttata perché non sappiamo se a Chiavica ci torneranno quest'anno, ogni anno vanno a Chiavica. Alla festa della birra. Esatto, quest'anno ha deciso di venire qua e li abbiamo seguiti. Sardegna, da dove? Cagliari, Sassi? Olbia. Olbia, con la O così. E sei venuta qui in vacanza, i parenti qui? No, apposta? No. Studi qua, no. Dicevo, apposta per il Rio. Sì. Gli segui da molto? Sì, dal 2002 forse. Quasi dall'inizio, insomma. Infatti vedo che la gente sta aumentando, salutiamo i nostri amici, grazie. Potete venire, non uccidiamo. No. Ecco, come trovare posto in prima fila a un concerto? Veniamo noi con la troupe e si fa il vuoto, ci pagate. Tu sei? No, io sono Ilenia. Ilenia, da dove vieni? Vengo da Bologna. Da Bologna apposta per i Rio? Certo. Bravissimo, quindi gli segui da molto? Tantissimo, guarda che faccia che ho, non ho la maglia, l'ho lasciata a casa. Ecco, manca la maglia però. Salutare. La faccia è la fan sfegatata e ci saluta anche con un bacio, è la nostra preferita, grazie. Sara, da dove vieni? Da Borgo Tossignano. Sei contenta che sono venuti i Rio qui da te a Borgo? Certo che sono contenta. Segui da molto? Beh sì, li conosco. Bene, un'altra fan l'abbiamo scovata, sono tantissimi. L'uomo apre gli occhi contro te, da fissare a lungo. Siamo in compagnia di Stefania, l'organizzatrice, l'anima di questa serata. Come sta andando? Le aspettative sono, insomma, sono buone? Sì, anzi, forse più di quello che ci aspettavamo, ma comunque i Rio sono una garanzia, perché dopo i Modà che abbiamo avuto 3 anni fa, che quasi, erano quasi sconosciuti. Poi li abbiamo visti anche a Sanremo. Esatto, diciamo che li abbiamo lanciati noi, come direbbe Pippo Baudo, li ho scoperti io. Li abbiamo scoperti noi, e devo dire alle nostre spalle un po' si vede, della gente ce n'è veramente tanta, diciamo che anche il tempo ci ha aiutato molto, è caldo, ci sono anche gli stand dove la gente ha potuto mangiare, le bancherelle. Esatto, sì, diciamo che è riuscita bene questa festa, anzi si era un po' titubanti, perché il Rio sono un gruppo abbastanza in voga adesso, che penso che siano il secondo in classifica. Ecco, quindi sfattiamo il mito delle sagre paesane per persone anziane, i Modà prima, i Rio poi, insomma, io abbiamo anche intervistato prima, abbiamo visto molti giovani che sono rimasti sul territorio, questo è comunque molto importante. Sì, esatto, per il nostro, sono i giovani che fanno le feste, diciamo. È importante le tradizioni, i valori del territorio, i commercianti del territorio e innovazione con i giovani, quindi direi una formula che promuoviamo. Esatto. Una scintilla, una sciabola di un samurai che brilla, il vento sta cambiando in fondo, tu lo sai. C'è tanto rumore per nulla, c'è troppo rumore per me, sparano parole a caso, parole buone a perdere. Cari amici di Televallata, è con grande gioia nel cuore che vi annuncio i Rio. Li abbiamo beccati appena finito il concerto. È stata una bella serata, li avete caricati molto?
Beh sì, noi ci siamo divertiti, c'era la piazza piena e abbiamo ovviamente portato la nostra musica, che è fatta di canzoni di energia, di solarità, di freschezza anche, e abbiamo cercato in ogni modo di coinvolgerla e mi sembra che ci siamo riusciti. E qui, mentre ero distratto, forse andavo di fretta. Sì, perché questo, ricordiamo, non è uno stadio, è un paese molto piccolo, e quindi riuscire anche a coinvolgere, a fare comunque un bello spettacolo è un grande tributo che avete. Serata all'interno del contesto del tour estivo che state facendo, giusto? Sì, noi stiamo portando in giro il Mediterraneo Tour, che insomma è il nostro tour estivo che propone le canzoni del nostro quarto disco. È uscito da pochi giorni, esatto, e che tra l'altro insomma sta anche, almeno al momento, riscuotendo un ottimo successo, perché insomma si sta facendo valere in varie classifiche. E niente, passeremo tutta l'estate a farlo conoscere un po' ai vari paesi, alle varie città d'Italia, sperando che piaccia sempre di più. Sicuramente, cavallo di battaglia, la canzone che avete nel cuore per quest'estate? Beh, il nostro singolo estivo è Gioia nel cuore, è uscita i primi di giugno, sta diventando una delle canzoni dell'estate, questo ci fa molto piacere. E anche qua stasera a Borgo Tossignano è stato bellissimo vedere come tutti, dai bambini ai nostri fan, anche alle signore anziane, conoscessero questa canzone. Ha spopolato molto a tutte le età, con la maglietta ufficiale dei Rio in prima fila, veramente una serata stupenda. Ultima domanda, vi siete trovati bene a Borgo? Avete mangiato bene alla Casa del Fiume? Perché ci dobbiamo andare anche noi, e quindi ci informiamo. No, vi siete trovati bene, a parte scherzi? Siamo trovati bene con tutti e tutte, e praticamente dall'accoglienza nel primo pomeriggio alle prove, poi ci hanno portato in questo posto a mangiare, dove siamo stati benissimo, perché intanto c'era un po' più fresco e poi insomma ci hanno trattato veramente come si faceva un po' nei posti una volta, non sembrava di essere... Bello osteria. Esatto, una bella osteria, comunque una casa di vecchi amici. Siamo venuti qua, insomma, e ogni cosa è andata come doveva andare. Ottimo, tornerete in zona Imola? So che siete stati a Imola l'anno scorso. Sì, abbiamo in programma, penso ai primi di settembre, di tornare a Chiavica, alla festa birra di Chiavica, che è una delle feste birre che da anni ci chiama a suonare. Stiamo facendo un percorso parallelo con questa festa, sta crescendo la festa. Si cresce insieme. Stiamo crescendo insieme. Adesso la data non me la ricordo, però sarà sicuramente settembre. Inizio di settembre, quindi fan dei Rio, di Imola e dintorni, state pronti, torneranno. Un saluto, se volete dire qualcosa in conclusione. Beh, dai Rio vi auguriamo buonissima estate. E qua abbiamo Fabio, cantante rock and roll del gruppo, Paddo, batterista giovane del gruppo, e Bronski, bassista blues del gruppo. Lai, lai, la, la. Vedi, vedi. Lai, lai, la, la. Lai, lai. Se gridate forte vi dico anche un'altra cosa. No, non avete più energia. Sì, ancora!